tu hai raccontato di guerre, potere, tragedie umanitarie in contesti, in molti contesti internazionali. Le guerre in un mondo alla fine davvero non cambiano mai? Le guerre hanno degli elementi in comune che dovremmo essere in grado di poter leggere e poter decodificare. Dopodiché le guerre vanno inserite sempre in un contesto, il contesto va sempre studiato e conosciuto perché determina le ragioni profonde dei conflitti, ma la ferocia e la brutalità delle guerre ha delle matrici comuni che è quello che dovrebbe interessarci quando andiamo non tanto a osservare quanto a interpretare delle zone di conflitto, cioè dovremmo cercare di ritrovare in quelle zone di conflitto degli elementi che già conosciamo. Cosa ti ha portato a essere inviata? Il caso o l'hai cercata questa professione? La professione l'ho cercata, alcune cose sono arrivate per scelta, alcune sono arrivate per caso. Quella che è arrivata più per scelta è stata l'idea di auto-inviarmi, cioè decidere di tornare a lavorare come freelance, ma perché avevo bisogno del mio tempo. E credo che oggi il tempo, ben più che la determinazione o insieme alla determinazione di un gruppo editoriale e insieme alla, ovviamente ai fondi che vanno stanziati, perché per essere inviati c'è bisogno di fondi, il tempo è l'altro ingrediente necessario al buon giornalismo sempre, non solo per gli esteri. E social network, opinionisti dappertutto ci illudono di poter capire la guerra anche da lontano. Che ruolo ha l'inviato oggi? Sto seriamente pensando, dopo la caterva di insulti che non mi era mai capitato di ricevere come in relazione a questa guerra, di prendermi una pausa da tutti i social network di qualche mese, perché credo che sia un processo di igiene depurarsi dall'idea, anche dall'idea del consenso, non solo dall'idea dell'insulto. Alla sofferenza altrui ci si abitua mai? Purtroppo sì, sarebbe ipocrita dire il contrario, il rischio della assuefazione è molto alto e la assuefazione fa il paio con l'incapacità di narrazione, quindi io credo che un elemento importante di un buon giornalista inviato in Italia o all'estero, non cambia molto, sia riconoscere il momento in cui c'è bisogno di una pausa, perché l'emotività nostra va... noi dobbiamo prenderci cura della nostra emotività per poter raccontare meglio quella degli altri. E tu, non mi ricordo bene, eri a Kiev da prima dello scoppio della guerra, sì. E come è stato trovarsi in una guerra di più di un anno? Eravamo lì da giorni prima perché questa guerra purtroppo era nell'aria e quindi stavamo vivendo quei giorni di attesa di qualcosa che è stato evocato e è come l'ho scritto in un articolo che ho scritto per La Stampa, sembrava di stare in un film di Herzog che si chiama La Soufrière, quando Herzog arriva su questo vulcano per assistere a un'eruzione incredibile che non si verifica mai, quindi abbiamo vissuto dei giorni in attesa di qualcosa che poteva verificarsi da un momento all'altro o mai, e poi il 24 mattina siamo stati svegliati a Kramatorsk dalle bombe. E quindi diciamo, abbiamo vissuto questa doppia emozione del è davvero iniziata e lo sapevamo che sarebbe iniziata. E molti colleghi hanno proposto anche in maniera attivista un approccio che andasse oltre il pensiero bellicista, no? Anche nella narrazione giornalistica. È sostenibile il pacifismo oggi? Che forma ha? Il giornalista non è un attivista e quindi questo, diciamo, secondo me delimita già il margine della risposta. Un giornalista non deve essere attivista di nessuna causa, il giornalista deve raccontare quello che vede. Ok, cosa pensi del diverso approccio ai migranti che stiamo vedendo da parte dell'Unione Europea? Penso che tutto questo faccia, come dire, sia la cartina al tornasole di una ipocrisia di fondo che c'è stata in Europa in questi anni, e cioè non abbiamo voluto chiamare le cose con il loro nome. Dietro al rifiuto delle persone che arrivano dal Mediterraneo, più che il no alla migrazione, c'era il no all'uomo nero, ed era una forma di razzismo e dovremmo chiamare le cose con il loro nome.